Mercoledì 22 dicembre, Natale deve ancora venire. Domani sarà la vigilia, quindi Natale sarà tra 2 giorni. Qua ci sono le lucine che adesso sono lente. Qua ci sono le lucine. Questo video probabilmente uscirà a gennaio. Ormai non so, perché già uno che lavo i cani, che si lavano i cani, uscirà il 27 dicembre. E allora adesso vi faccio vedere un video tutorial come pitturare rane o rospi di cemento. Noi ultimamente lo facciamo di blu, ma voi potete scegliere il colore che volete. E voi vi domanderete: ma perché? E beh, adesso vi faccio vedere. Ecco qua. Questi sono dei ranocchietti o dei rospi, io credo delle rane. Poi commentate in descrizione che si usano come perché le porte non si picchino. Decorativi sono quei rospi decorativi del giardino, no? E come vedete, prima l'abbiamo colorato di verde perché si erano stinti anche di rosso, ma adesso ci abbiamo questa pittura. Purtroppo i vari pittori che sono venuti a lavorare in casa nostra o hanno rovinato o si sono fregati i pennelli. Ma io per fortuna, e ne ho anche 2 volte di più, ho collezionato tutti i miei vecchi spazzolini da denti. Allora ne sto usando uno e viene anche meglio. Lo intingo nella pittura che è molto densa, è molto densa, e poi lo tratto in questo modo. Come potete vedere, io adesso mi dovrei mettere un guanto. Mi sono messo un guanto per farvi vedere lo stato pietoso nel quale si trova questo povero ranocchio. E allora io che faccio? Io vado, che prima ho usato la carta vetrata, ma non è che si può far molto con la carta vetrata. Allora, adesso, come potete vedere, lì dove è più esposto il cemento, addirittura c'è un'abrasione, io passo questo spazzolino usato, che forse lo conservo da 10-20 anni, ne ho più di 30, perché si cambiano ogni 6 mesi, ogni 3 mesi, dipendendo. E guardate un po' come va sparendo tutto il cemento coperto dalla pittura. Io non è che volevo fare questo video tutorial su come pitturare ranocchi di cemento ornamentali per il giardino, perché ma è un lavoro che dovevo fare già da tempo. Questa è un avanzo di pittura, ma evidentemente è più che sufficiente. Come potete vedere, guardate il dettaglio e dopo guarderete dopo come va rimanendo. Quindi in qualche momento lo faccio uscire come premier. Mi sono stancato di fare le live perché succede che con le live ti distrai e sì, stai in compagnia della gente ed è bello, ma ecco, guardate come il mento si va pitturando.
Poi vedremo o con il bianco o con il rosso li coloriamo la bocca. Ma succede che nelle live ti fanno tante domande, si salutano tra di loro e tu non puoi rispettare un cronogramma. E le live sono fatte soprattutto per quello, perché la gente possa farti delle domande e avere delle risposte. A volte non hanno potuto seguire i miei ragionamenti o non gli interessano neanche, che hanno anche ragione a non interessarsi a quello che dico, e allora cioè mi ritrovo a parlare di tante cose e di nessuna. Invece facendo delle premiere magari posso stare in chat, non so se alla vigilia potrò stare in chat alla vigilia di Natale. Forse no, forse esco. Ma questo ve lo dico in questa live, in questa, perdon, premiere, perché uscirà come premiere. No, io non programmo i video, mettere dei video programmati in anticipo, perché tanto non ha senso, hanno meno coinvolgimento delle premiere. Le premiere sono come delle live, perché c'hanno la chat. Ecco qua che abbiamo, magari dopo gli do secondo quanta pittura abbiamo a disposizione. Abbiamo fatto il primo rannocchietto, che a occhio croce mi sembra che sia venuto bene. E così carico questa live, questo video. Guardate che bello, non sembra neanche che è rotto, perché gli urti delle porte, i cani. Allora, intanto che ci prendiamo una pausa prima di pitturare il secondo rannocchietto, che vedo più danneggiato del primo, per cui accenderò le luci se si accendono. Vi ricordo che, a parte iscrivervi al canale ed azionare la campanella e commentare questo video e condividerlo, se mi vorreste aiutare potreste anche abbonarvi al mio canale di YouTube Santen Chan, e ci sono 5 abbonamenti. Io in ogni caso patrocinerò il vostro canale di YouTube, vi nominerò in ogni video e voi avrete dei privilegi, come per esempio guardare in anteprima le premiere che io carico, e poi per esempio che i vostri commentari sotto i miei video, e non avrete bisogno, mi sembra, della super chat, perché chi si abbona c'ha già la super chat in automatico, quindi i suoi interventi nelle premiere e nelle live verranno messi in evidenza meglio. Comunque, se non vi volete impegnare con un abbonamento, che lo so che è impegnativo, anche il più economico, potete scegliere quanto denaro donarmi facendo clic sotto questo video o in un qualsiasi video. Accanto alla freccia condividi c'è un cuoricino con il dollaro dentro, e quello si chiama il bottone del super grazie. Allora voi decidete se regalarmi in una sola volta o un abbonamento minimo o un abbonamento massimo. Ma a differenza dell'abbonamento, il super grazie, che è il cuoricino accanto alla freccia condividi sotto il video, quindi voi state premiando più che il canale, un abbonamento al canale e premiare il canale. Invece, fare clic sul cuoricino, quello super grazie, e donare del denaro, quello non è abbonarsi, è donare in una sola volta, e si sta premiando più che altro la qualità del video o il fatto che il video sia piaciuto. Quindi, se non vi volete abbonare al canale, comunque io vi patrocinerò, anche se mi donerete dei soldi,
attraverso il bottone a forma di cuoricino con il dollaro dentro che si chiama Super Grazie, accanto alla freccia di condividi sotto questo video o sotto qualsiasi video. Perché ogni volta che si dà un super grazie, si fa clic sul cuoricino sotto un video, quello che si sta pagando è che si dimostra così che quel video è piaciuto. Invece, abbonandoti al canale, vuoi essere riconoscente nei confronti del produttore dei video e perché gli riconosci che il canale ti piace, quindi ti abboni mensilmente. Invece, con un super grazie, gli dici grazie di quel video in pratica e non hai un obbligo di pagare tutti i mesi. Può essere una spesa minima o una spesa massima, ma poi non so se il massimo mi sembra dell'abbonamento è di 100 o 200 dollari. Con l'abbonamento li devi pagare tutti i mesi e ti devi disdire l'abbonamento un po' di tempo prima, quindi magari già al secondo mese. Devi pagarne uno o due di mesi. Invece con il super grazie puoi pure decidere di pagare non 5 dollari, 15, 20 o 100. Puoi pagarne 100, ma solo una volta e non è un abbonamento. Quindi, come dire, tu vedi un canale, il video che ti piace di un canale con il super grazie e gli regali 100 dollari, ma poi non è che un abbonamento che continua a chiederti denaro. Invece, se tu ti abboni a un canale perché gli vuoi dare un sostegno permanente. Chiusa questa parentesi, ritorniamo ai Ranocchietti. Siamo ritornati e non sono riuscito ad accendere la luce. Vediamo un po', qua c'era sotto il mento, c'ha una bella papata questo rospo. Ha mangiato questa rana, ha mangiato molte mosche. Poi voi cercate che io ho filmato nel mio canale, c'è la filmazione di un vero rospo, altro che di cemento. Ecco, passiamo a questo che sembra più bistrattato. Come vedete, ha sofferto molte colorazioni differenti nel tempo. Poi ce n'è un terzo, non so se arriviamo a pitturarlo. Ma guardate la magia del colore. La magia del colore vecchio che sparisce e del colore nuovo che viene. Quindi non so come chiamare questo video. Si accettano suggerimenti. Tutorial Casareccio su come dipingere oggetti, sì, oggetti ornamentali del giardino. Vediamo un bel po' di pittura. Guardate qua le macchie che ha, gli strati differenti di pittura. Ma adesso tutto sparirà in un balino. Con questa super tecnologia dello spazzolino usato.
E facciamo un po' stirare questa pittura. Ai ai ai, ho toccato l'occhio, il bianco dell'occhio. Ma tanto poi al bianco ci si ripassa sopra. L'importante è non toccare il nero. L'importante è non toccare il nero. Il nero dell'occhio, dico. Oh, mi sto scordando di filmare. Cioè, sono troppo concentrato a pitturare. Verniciare, anzi, magari fosse a me mi sarebbe sempre piaciuto essere un pittore, ma no, sto verniciando, non mi posso illudere, non sto facendo una pittura, sto verniciando, sto mettendo vernice, capito? Guarda le mani, per fortuna che ho questi guantini qua da raccoglitore gli escrementi di cane. Ne ho tre, quindi ho abbastanza esperienza pure nel giardino mio, insomma, gli danno. Poi con questa faccenda che sta succedendo, che gli danno per nome le lettere dell'alfabeto greco, almeno ci stiamo facendo una cultura ellenica, voglio dire. La delta. L'Omicron, che poi non so che lettera sia, sinceramente, l'Omicron. Io ho fatto da giovane lo scientifico, poi ho scelto la carriera invece ragionieristica e sono perito ragioniere, ma io non ricordo che ci fosse stata una lettera che si chiamava Omicron, veramente non ricordo. Ecco qua. Io penso che per il momento va di bene, poi gli posso dare una seconda mano come a questo signore qua, che vedo che qualcosa, insomma, bisogna continuargli a dare. Perché questi sono i famosi ranocchi di Modugno. Volare, oh, nel cielo dipinto di blu, tutto blu, pure le rane blu, pure le rane blu, pure le rane blu, blu. Beh, adesso mi manca il terzo. Qua una mia cagnolina. Ecco qua l'altro. Ho acceso la luce così si vede meglio.
Lui si vede di meno perché è nero, sta dormendo. E qua c'è il terzo rospo, la terza rana, Marameo. Ecco qua, questa direttamente gli si era pitturata la bocca anche di blu, al contrario degli altri due che avevano la bocca rossa, come corrisponderebbe. Ma visto che non so, sarà il colore della rana freccia. Questo sembra che ha bisogno di meno pittura. Poi è di un altro verde, perché intanto no, di un altro blu, perdon, perché intanto forse l'avrei dovuto scartavetrare. Sì, che sto facendo? Ah, che orrore. Vabbè, la fretta. Tutorial che faccio, non fate così, e prima scartavetratelo. Prima scartavetratelo, questo proprio viene un video artigianale. Io gli altri li ho scartavetrati meglio. Questo, insomma, viene un po' Poi si può anche utilizzare un altro spazzolino da denti, magari duro. Molti li ho lasciati perché erano abrasivi per i denti, quasi. Infatti, guarda quanto cemento che rimuovono. Proprio che ci sono questi spazzolini con filamenti così strani. Che ti deturpano lo smalto dei denti. Sono buoni per lisciare questi rospi, le incrostazioni da questi rospi. Vendrà un video larghissimo, chissà in quanti lo vedranno tutto. Ma d'altra parte un tutorial è un tutorial. E a chi non piace si cambia, probabilmente molti cambieranno. Ecco, abbiamo lisciato pure con lo spazzolino. Adesso ritorniamo a pitturare. Io lo faccio questo per amore di cronaca, perché non è cronaca giudiziaria, sportiva o nera. Né cronaca rossa, e un tutorial su come pitturare. Poi vediamo se riesco a procurarmi il bianco. Mia madre aveva detto che c'aveva del bianco, e vabbè, vediamo, perché vengono in casa a lavorare i pittori, se fregano le pitture, usano male i pennelli, non li mettono in ammollo, non li lavano. Pennelli nuovi, marca di una marca di setole di cinghiale, e poi sono da buttare via, insomma. E quello che mi fa più incavolare è quello, perché non hanno rispetto a volte, non tutti, ma la maggior parte, degli strumenti che trovano in una casa, che sono costati un mucchio. Ogni volta devi fare un lavoro, loro ti chiedono: vogliamo questo, vogliamo quell'altro, vogliamo. E poi come si fa? Ecco, intanto,
Trato di non distrarmi parlando, ma è una mission impossible. Quindi, vabbè, è per quello che io ho fatto un video tutorial su come stappare il lavabo del bagno. Adesso avrei pure potuto fare un altro video tutorial su come sbloccare il bottone dello sciacquone del bagno, perché sono venuti degli idraulici già in vari e non aggiustano il bottone dello sciacquone, ma non so, ogni volta che mettono le mani fanno un qualche disastro. Invece poi basta andare a vedere per conto proprio e si fa meglio di gente che si fa pure pagare centinaia di euro. E vado io a vedere, era una sciocchezza. Perché per stare a riparare ogni 10 giorni, allora è inutile che pago, lo riparo io, poi tanto deve risuccedere di nuovo. Allora risuccede di nuovo. C'è la mia cagna che, poverina, c'ha 15 anni e ogni tanto picchia su tutto. Io ormai come YouTuber mi incentivo a fare le cose facendo i video. Non c'è cosa più bella per uno YouTuber che filmare in presa diretta, fare una premiere, eccetera, eccetera, quello che sta facendo, quello che sta provando, quello che sta sentendo, quello che sta pensando. E poi vi consiglio, per aumentare le visualizzazioni, di sottotitolare a 130 idiomi i vostri video. Prende del tempo, prende un'ora e magari puoi fare un video al giorno. Ma se hai un canale come il mio di quasi 9 anni, che compie 9 anni, il 7 febbraio prossimo, allora ti conviene iniziare a sottotitolare tutti i tuoi video, soprattutto quelli più vecchi, perché in questo modo c'è gente che cancella il canale, che cancella i video. Fanno male. Lasciatevelo dire. Io da quando sottotitolo i miei video, che non ho mai pensato di cancellare, perché sono parte del mio passato, ho ottenuto 1000 visualizzazioni in un video che, siccome all'inizio non avevo iscritti e non mi seguivano e nulla, aveva raggiunto le 20 visualizzazioni. Nel giro di 5 mesi quel video c'ha 1000 visualizzazioni. Perché? Perché l'ho sottotitolato a 130 idiomi. Tu basta che selezioni, vai nella sezione. Questo stava malconcio, c'ha avuto bisogno di più pittura degli altri. Vai nella sezione idiomi, traduzione, non so che, del video, quindi scegli il video, vai a vedere, innanzitutto puoi anche nel browser vedere se risulta un idioma, vuol dire che ha messo i sottotitoli automatici, per esempio in italiano. Se YouTube non gli può riesce a mettere sottotitoli in automatici, allora questo metodo non funziona. Una volta che trovi in idiomi che c'è il sottotitolo in automatico, devi mettere modificare e lì vedrai che avrà fatto degli errori. Magari se non sono gravi, non correggi. Dopo che hai corretto, continui a aggiungere. C'è un bottone con la scritta aggiungi. Devo fare un tutorial di questo, ma si trovano molti in YouTube, per quello non lo faccio. Allora vai aggiungendo gli idiomi che vuoi. Allora prendi il titolo, lo metti in Google Translator, il traduttore di Google. Scegli l'idioma che hai selezionato in YouTube, traduci il titolo.
lo metti in titolo e in descrizione. Io poi, fra l'altro, siccome in descrizione nei miei video metto titolo di altri video e link di altri video, allora anche nella versione tradotta ci sarà la descrizione in italiano, titoli in italiano con i loro link. Tu mi dirai, ma un russo, un cinese o un giapponese non riescono a leggere la descrizione. Ma la descrizione non serve a che qualcuno la legga. Serve a che YouTube capisca quali video gli piacciono alle persone che guardano i tuoi video, siano iscritti o no. E allora, se nella descrizione ci sono titoli e link dei tuoi video, YouTube gli consiglia di guardare altri video tuoi. È logico, perché dice, se gli piace, vediamo un po' se gli piace ciò che sta in descrizione. Se non ci fossero dei video miei in descrizione, vi farebbe vedere qualcos'altro. Poi torno dopo alla seconda, terza, quarta mano di pittura. Adesso mi sono anche stancato di stare in piedi. Adesso sapete come restaurare gli ornamenti in cemento del giardino, in questo caso delle rane che io pitturo di azzurro, altre volte erano in verde, rosso, nero, tutti i colori che avevamo a portata di mano. Quindi, visto che già avrete visto gli altri miei video, uno che uscirà domani, il 23, l'antevigilia in pratica, perché è un video nel quale io auguro a tutti di avere una buona vigilia di Natale e un buon Natale, quindi deve uscire il 23. E poi uscirà un mio video il 27, un tutorial su come lavare i cani. Allora, quest'altro video uscirà dopo una settimana, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, il 7. Probabilmente, forse ci scapperà prima una live o un video o uno shorts per l'anno nuovo, non lo so, ma se succederà, se così sarà, se ne avrò la possibilità, l'opportunità, voi lo saprete prima di guardare questo video, perché questo video uscirà il 7 e io fra il 31 e l'1 forse farò un video per l'anno nuovo. Allora, grazie di avermi seguito, cari amiche ed amici. Mi raccomando, se potete abbonarvi, tutto il resto. Un saluto dal vostro Santen Chan. Mi raccomando, se volete che qualcuno lanci il vostro canale di YouTube, non sprecate soldi a gente che se ne approfitta, ma abbonatevi al mio canale. Io in questo modo vi sponsorizzerò, vi supporterò, vi patrocinerò, nominerò sempre voi e il vostro canale e metterò nella mia community il link dei vostri video. Pensate bene un po', capito? Parlerò di voi, delle vostre produzioni. Voi mi potrete raccontare cosa dire di voi. Più l'abbonamento a cui accederete sarà alto, più privilegi avrete e più io vi appoggerò in tutto. Arrivederci dal vostro Santen Chan. Buon Natale, buon anno nuovo, buona vigilia di Natale. Arrivederci! Ah, 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 ah.